benissimo che quello che è, come uno si sente per i suoi guai di tutti i giorni, si riflette anche sul suo modo di stare in salute. E quindi ho pensato bene di dare anche il punto. Allora, per prima cosa volevo spiegarvi una cosa che è basilare per capire la funzione del cibo. Allora, i nostri antenati, ma qui parliamo di antenati nel senso di uomini primitivi, non parliamo di antenati di 20 anni fa, praticamente per potersi sviluppare come tutti gli animali, perché l'uomo fa parte del mondo animale, hanno avuto il problema di trovare da mangiare. Allora, per trovare da mangiare, quali erano i sistemi? Raccoglievano quello che trovavano nella terra, nei boschi, dove si trovavano i villaggi, tenete presente che i primi uomini erano molto pochi sulla terra e in poche località, però mangiavano le bacche a loro esperienza, perché poi incrociavano la bacca velenosa, uno moriva e da quella volta lì non la toccavano più, perché in questo modo si sono poi conosciuto quello che puoi mangiare e quello che invece non puoi. E oltre a questo, siccome logicamente non era sufficiente, andavano a caccia. Con le loro armi primitive, come potevano, andavano a caccia per procurarsi che cosa? La carne, che è un alimento importante, per procurarsi le pellicce per scaldarsi, per coprirsi, per vestirsi, e dalle ossa degli animali ricavavano poi gli strumenti per cucire, per tante altre cose. Poi a un certo punto però cosa è successo? Che l'uomo, da cacciatore e raccoglitore come era, e quindi si spostava anche in base ai movimenti degli animali e al periodo di maturazione dei frutti selvatici, ha scoperto una cosa importante, ha scoperto che alcuni semi potevano essere coltivati fuori dalla porta di casa. Fra questi semi uno dei primi è stato il grano, non come adesso ma in una forma primitiva. E il fatto di scoprire che quello che si poteva mangiare si poteva coltivare fuori dalla capanna, nei prati intorno alla, chiamiamo le capanne allora, alle case, è stata una scoperta importante, perché è da lì che è nata l'alimentazione base dell'uomo, cioè l'alimentazione fatta di farine, di frumenti, di semi, di verdure che si possono coltivare, cioè di erbe che l'uomo con l'andare del tempo le ha raffinate, cioè le ha fatte, magari sceglieva un seme, aveva fatto una pianta più grossa, raccoglieva il seme di quella pianta lì per metterlo l'anno dopo, in maniera da avere semi, e sono diventati praticamente degli agricoltori. Poi hanno scoperto un'altra cosa importante, che alcuni animali si potevano tenere vicini a casa, perché dandogli un pochino di queste erbe che avanzavano, del fieno, dell'erba che andavano a tagliare, questi animali si avvicinavano alle zone dove stava l'uomo, e quindi l'uomo ha trovato il sistema di avere la carne senza dover andare a caccia, nonostante la caccia l'abbiano praticata poi per tantissimi secoli. Però praticamente si è trovato quello che è la coltivazione dell'animale, che si chiama allevamento, della gallina antica, del coniglio antico, della pecora, e in questo modo ha creato un'altra risorsa di cibo, che è la carne, quello che produce l'animale, cioè il latte, da cui poi ha scoperto come ricavare il formaggio, perché sono tutte scoperte che sono state fatte, e le uova delle galline, e così via, tutto quello che l'animale oltre alla carne poteva dare. Quindi latte, è diventato formaggio, la lana che poi serviva per scaldarsi, eccetera, eccetera. A questo punto cosa succede? Che l'uomo smette di essere vagante, cioè non si sposta più da una parte all'altra del territorio, perché ormai ha trovato il modo per riuscire ad avere quello che gli serve nei dintorni del suo paese, chiamiamolo così, del suo villaggio. E cerca di sviluppare questo sistema. Da questo sistema deriva il nostro sistema di mangiare oggi. Allora, perché bisogna mangiare? Perché abbiamo bisogno di mangiare?
Allora, abbiamo bisogno di mangiare perché dobbiamo avere dell'energia da bruciare, perché anche alzare un braccio al nostro organismo costa uno sforzo. Questo sforzo richiede qualcosa che brucia per scaldare il muscolo per permettere al braccio di alzarsi. E oltre a questo, cioè oltre all'energia che ci serve per vivere, quindi per camminare, per cucinare, per tutte le quotidianità, il cibo ha anche un'altra funzione che è molto importante. Siccome il corpo con l'andare del tempo cambia, cioè gli organi perdono delle cellule, come è la nostra pelle, che si rinnova tutti i giorni. Se noi potessimo mettere un lenzuolo nero invece che bianco nel letto, alla mattina ci spaventeremo di quello che troviamo, di pelle staccata e lì, perché? Perché c'è un rinnovo continuo della pelle, ma lo stesso delle cellule del fegato, delle cellule polmonari, di tutto quello che è il nostro organismo. Quindi il cibo è importante anche per poter sostituire le cellule che muoiono, che fanno di nuovo. E questo qui è praticamente la base del perché non mangiamo. Mangiamo perché abbiamo necessità di avere energia e perché abbiamo necessità di avere dei pezzi di ricambio, mettiamola così, piccolini, cioè delle cellule, non parliamo di grossi organi, ma qualcosa di ricambio. Buongiorno. Poi, oltre a questo, noi mangiamo, però cos'è che scatena l'energia? Perché per portare un esempio sciocco, se uno deve accendere il motore di una macchina, nel serbatoio deve avere il carburante, e questo è il nostro cibo che abbiamo mangiato, ce l'abbiamo. Però per far partire l'accensione, per fare in modo che questo carburante possa bruciare bene e rendere come energia bene, ci vuole qualcosa di diverso, cioè l'energia non si scatena da sola. Cos'è che ci aiuta a bruciare meglio i nostri cibi? Sono delle cose semplicissime: le vitamine, i sali minerali, tutti gli antiossidanti servono, sono proprio i fiammiferi che servono per accendere il nostro fuoco. Ecco perché qualche volta, quando qualcuno mangia cibi che hanno carenze di vitamina, esempio chi non mangia mai frutta e verdura, purtroppo si trova con delle carenze vitaminiche, fa più fatica a bruciare, ma soprattutto fa più fatica a bruciare bene, perché come nel fuoco, il fuoco che brucia bene fa poco fumo, sporca poco la canna fumaria, e così è il nostro cibo, cioè se il nostro cibo brucia bene non lascia nel nostro organismo dei residui che possono essere anche dannosi, ma lascia dei residui più semplici che il nostro organismo è in grado di eliminare con le urine, con le feci, con i nostri mezzi che abbiamo per poterci pulire. Questa è la base generale. Allora, la base di tutto quello che mangiamo, cioè di tutto il nostro modo di mangiare, sono i cibi che danno l'energia. Cioè i più importanti, quelli che ci permettono di alzarci il mattino, di lavorare, di vestirci, di lavarci, di fare tutto quanto vogliamo fare, chi fa palestra, chi va a scuola, chi va al lavoro, eccetera, eccetera. Questi cibi qui sono quei cibi che abbiamo proprio comunemente in casa, e sono tutti carboidrati. I carboidrati noi li conosciamo come zuccheri. Però dobbiamo dividerli in due parti semplici. Una parte che è lo zucchero crudo, quello che mettiamo nel caffè, quando lo vogliamo addolcire, o nel tè, o in qualsiasi bevanda. Questo è uno zucchero che, come tu lo mangi, immediatamente brucia e quindi immediatamente mette in movimento l'energia. Però brucia anche molto velocemente e se è troppo poco finisce che la tua energia tende a cadere. Però c'è una grossa parte di zuccheri che bruciano molto lentamente. Questi zuccheri noi non li conosciamo come zuccheri, sono praticamente tutti gli amidi, quindi la pasta, il pane, le farine, i biscotti, il riso e le patate
sono cibi che hanno, sono costituiti al 90% da amido. Questo amido, quando passa attraverso lo stomaco, cioè noi lo digeriamo, ecco che si trasforma in zucchero e diventa un'energia pronta come quella dello zucchero che mettiamo nel caffè, solo che in questo caso brucia più lentamente e fornisce l'energia per più lungo tempo. Se dobbiamo scegliere fra lo zucchero del cucchiaino e lo zucchero del pane o delle patate, dobbiamo sempre scegliere quello che ci impiega di più, quindi meglio la pasta, il riso, il pane, il biscotto, delle cucchiaiate di zucchero. Allora, questo cibo, che è proprio la base dell'alimentazione, dovrebbe costituire, in un'immagine che poi vi farò vedere e cercherò di spiegarvi, uno zoccolo molto alto della nostra alimentazione, perché è quello che fornisce proprio l'energia per tutta la durata del giorno, distribuito fra la colazione del mattino, il pranzo di mezzogiorno, la cena, eventuali spuntini, perché se uno brucia molto magari ha bisogno di mangiare un pacchettino di cracker, o ci sarà quello che invece mangerà la mela, questo lo vediamo dopo. Allora, tra questi zuccheri, chiamiamoli così, si tende a comprendere anche le fibre, che sono la vecchia crusca, per darci un'idea. Oggi i cereali sono tutti raffinati, quindi non hanno più la crusca, non hanno più quel cuscetto che li contiene, non il primo guscio ma il secondo, che è quello che il nostro organismo non riesce a digerire, che però scendendo nell'intestino forma una massa, un globo che fa muovere tutto quello che c'è nell'intestino, cioè aiuta l'intestino a pulirsi. Queste fibre ci sono nella crusca, quindi quella volta che mangi il pane integrale hai le fibre, ci sono però anche in tutti gli ortaggi e in tutta la frutta. Perché? Perché lo vedete anche voi che se mangiate una mela non è pappetta, ha una sostanza che ha una sua consistenza, questa sostanza è fibra. Ci sono poi frutti che ne hanno di più, alcuni di meno, quali le verdure. Però in linea di massima la fibra si trova lì, quindi anche lì chi mangia soprattutto poca verdura e poca frutta avrà poca fibra, a meno che va in farmacia a comprare la crusca, fa sul pappotto e poi si mangia quello, però se preferisse mangiare la fibra che mangia poco. Allora, quanto ci fornisce di energia lo zucchero in generale? Sono 4 calorie ogni grammo, quindi se tu mangi 100 grammi di pane sono 100 calorie, sono 400 calorie, perché ogni grammo ce ne dà 4 di calorie. Questo però poi quando vediamo quanto cibo dobbiamo mangiare ne parliamo, cioè nel secondo appuntamento. Allora, noi adesso abbiamo visto la base della nostra alimentazione, però questa base non serve. Non è sufficiente, perché quando tu costruisci una casa fai le fondamenta e dopo devi anche pensare a tirarla su, a metterci i mattoni, a mettere la malta, a fare una cosa che stia insieme appoggiata su una bella fondamenta, che però sia anche buona come struttura, perché se la faccio di paglia che il vento soffia e me la vola via, Allora, i nostri mattoni per poter fare la casa sono tutte le proteine. Le proteine dove le troviamo? Le troviamo soprattutto in 2 grandi alimenti, chiamiamoli gruppi. Uno è quello della carne, del pesce e delle uova, perché lì questi alimenti si può dire che sono altamente proteici, perché contengono soprattutto proteine, quindi contengono un alimento che viene chiamato plastico. Perché? Perché non è quello che brucia per darci l'energia, ma è quello che permette a tutti i nostri organi di rimanere in salute, e si chiama plastico. Plastico perché rifà la plastica. Se faccia la plastica,
sai, una volta si diceva fai la plastica, ecco, in questo caso ha questa funzione di ricostituire i tessuti e gli organi mantenendoli in buona salute, perché per ricostituire i tessuti e gli organi non è sufficiente lo zucchero. Lo zucchero dà l'energia per avviare il procedimento, ma poi ci vuole la sostanza, come fa la malta grassa e la malta magra, a seconda di come si fa, ha più o meno tenuta, e così è anche qui. L'altro grande gruppo è quello del latte e di tutti i suoi derivati, quindi parliamo di latte, parliamo di yogurt, parliamo di formaggi di qualsiasi tipo, stagionati e non, freschi e non. Questo particolare gruppo ha un ripieno, chiamiamolo così, di proteine, che è altissimo, cioè è molto ricco, è molto proteico, dà molta nutrizione, dà molta possibilità di tenere i tessuti in buona salute. È indispensabile per una cosa in particolare, dovreste saperlo perché siamo tutte donne, per il calcio, e quindi è indispensabile per la salute di quale dei nostri apparati, delle ossa. E ecco perché vedete anche la pubblicità: mangia il calcio, ne hai mangiato abbastanza, no, prendine ancora un po', eccetera. Perché tutto quello che è calcio, che esiste comunque anche in altri alimenti, ma esiste in modo piccolo, mentre invece nel latte esiste in modo importante, cioè nel latte, quindi nei derivati, nel formaggio, yogurt, eccetera. Quello che c'è dentro di calcio è talmente tanto che diventa proprio la base della nostra ossatura. Ecco perché si raccomanda comunque di bere latte, possibilmente non scremato, ma possibilmente è meglio berne un bel bicchiere invece di 4 o 5, e si raccomanda di mangiare comunque un po' di formaggi. Poi anche qui cercheremo di capire, perché uno dice ma il dottore mi ha detto di mangiare il formaggio, perché l'anno dice meglio di mangiare, no, la pasta mi ha detto di mangiare. Allora domani, quando parliamo della quantità del cibo, cercheremo di capire qual è il segreto di questa storia, perché poi uno dice ma come? Questa mi dice che il formaggio lo devo mangiare, il latte lo devo mangiare. O il dottore dice se guarda te se te tocca il formaggio, perché guarda che colesterolo che te. Quindi questo poi, adesso cerchiamo di capire bene quali sono gli alimenti che dobbiamo usare, e poi capiamo come riuscire ad usarli senza farci danno. Oltre a questi che abbiamo visto, cioè la carne, il pesce, le uova, il latte e tutti i derivati, e abbiamo detto sono alimenti plastici, cioè sono quelli che ci aiutano a tenere i nostri apparati a posto, ce n'è un altro che è poco conosciuto ma che ha un grandissimo valore. Una volta era molto conosciuto, oggi è poco conosciuto perché viene considerato un cibo povero, e qui parliamo di tutti i legumi, dai ceci alle lenticchie, ai piselli, ai fagioli, alle fave, tutto quello che fa parte del gruppo dei legumi, perché i legumi contengono delle proteine. Non sono proteine di origine animale, sono proteine di origine vegetale, perché sono dei vegetali. Però, per esempio, in combinata con gli zuccheri di prima, cioè la pasta, il riso, diventano un alimento quasi completo. Ecco perché la zuppa di fagioli con la pasta si può considerare un piatto unico, nel senso che ha tutto quello che può servire per un pasto. Oggi sono poco utilizzati perché sono andati un po' decadendo, cioè siamo diventati un po' più ricchi, questi qui li abbiamo lasciati un po' correre i fasoli, ma non hanno capito. Però in effetti hanno un'importanza anche per tornare indietro alla famosa fibra intestinale,
perché di questi legumi nessuno ha la buccia che si digerisce. Quindi la buccia passa e se ne va. A noi resta il buono anche della buccia, però quello che è la fibra aiuta l'intestino a pulirsi e quindi muove quella che è la massa delle feci. E questo non è una cosa da sottovalutare, visto il problema che si tende ad avere soprattutto quando si comincia a muoversi un po' meno, perché magari da giovani è un problema che esiste poco, perché si cammina, ci si muove, si lavora, si va, si qui, si là. Con l'andare del tempo, anche chi è giovane fa vita sedentaria, cioè chi sta in ufficio seduto tutto il giorno, non fa del bene al suo intestino, perché l'intestino ha necessità, stando in piedi per caduta verticale, di riuscire a mettersi in movimento. Allora, quando questo movimento non lo possiamo fare, o perché ci fa male il ginocchio per le mise, per avere la mia camminata, per avere più scaricarsi. Allora a volte invece di ricorrere a i lassativi, che certo danno subito effetto, conviene magari in quel periodo lì cambiare il modo di mangiare, cioè aggiustarlo, mettere dentro magari le lenticchie, tanto che non le mangio, per qualche giorno magari mi faccio un pochino di minestra di lenticchie o qualcosa che abbia dentro i fagioli, cerco di mangiare un po' più di verdura e il mio intestino dovrebbe stare meglio. L'ultima parte di tutto quello che noi mangiamo sono i grassi. Allora, i grassi sono importanti perché ci sono alcune vitamine che non riescono a entrare nell'organismo se non attraverso il grasso, che può essere il burro, che può essere l'olio, perché attenzione, i grassi sono tutti uguali, nel senso che come calorie ne danno tante uguali, che sia burro o che sia olio. Cioè se tu prendi un grammo di burro e un grammo di olio, la caloria che ti danno è la medesima. Però c'è una differenza, perché i grassi di origine animale, come può essere il burro, il lardo, lo strutto, che ne so se non segnati a mo', vediamo perché, sì, essenzialmente sono questi, sono dei grassi che tendono comunque a depositare nell'organismo e a creare una scoria che non è buona, che l'organismo non riesce poi facilmente a eliminare. Da lì nascono i famosi colesteroli, che vengono tutti da qua, cioè dai grassi di origine animale. Poi ci sono invece i grassi di origine vegetale, come l'olio d'oliva, che credo conosciamo tutti, o anche l'olio di semi, perché per esempio c'è dell'olio di semi, quali il mais, ma ne esistono, c'è quello del riso, cioè, che sono oli di origine, grassi di origine vegetale. Questi grassi non è che ne puoi mangiare di più, attenzione, perché sono sempre grassi, però danno meno scoria all'organismo, cioè se tu prendi un cucchiaino di olio d'oliva a parità di un cucchiaino di burro, soprattutto se li devi cuocere, quello dell'olio di oliva si fa sicuramente meno male, riesce più facilmente a essere digerito e a non depositarsi nelle arterie, a non rimanere dentro nelle arterie come invece va il colesterolo. Ecco, gli oli sono importanti perché i grassi, non solo l'olio, i grassi in generale, perché hanno la vitamina A, la vitamina D e la vitamina E. E queste vitamine riescono ad entrare nell'organismo solo attraverso i grassi. Non c'è un altro problema perché possono entrare nell'organismo. Però di tutti i cibi che abbiamo visto, il grasso è quello che dobbiamo utilizzare meno. Assolutamente meno, perché è quello che tende con più facilità a rimanere incarcerato, cioè viene usato per l'organismo quel poco che gli serve per inserire le vitamine, eccetera, e tutto il resto va a depositarsi in attesa di essere usato. Però se tutti i giorni noi ne mettiamo giù degli altri,
quello mai si muove, sempre si deposita, e il posto purtroppo dove si deposita è in grande parte nei vasi sanguigni, vale a dire nelle arterie, e quindi può dare questi problemi che poi possono essere meno gravi, gravi, gravissimi. Quindi cerchiamo di praticamente, poi vi faccio vedere il percorso, di usarne il meno possibile e di usarli il più possibile a crudo. Cioè ti fa meno male il cucchiaino di burro crudo del cucchiaino di burro cotto. E questo vale per l'olio di oliva. Quindi se per esempio vuoi aggiungerlo in una zuppa di fagioli, l'olio lo puoi mettere anche un cucchiaino a zuppa terminata, già messa nel piatto, con il tuo bel formaggio di grana, che così ti dà anche il calcio per le ossa, e diciamo che il tuo grasso in quel caso lì ti fa poco poco male. Poi c'è un'altra classe che io ho lasciato per ultima, che nel nostro organismo ha una funzione importantissima. Cioè noi adesso abbiamo fatto le fondamenta, abbiamo tirato sui muri, ci abbiamo messo la bella calce, quella che tiene. Però anche qui, con l'andare del tempo, le cose un po' se la si fa, cioè il mattone comincia un po' a, dopo il vesò, sapete, lavoro il vesò. Allora bisogna andare lì e fare delle riparazioni. Nel nostro organismo, ecco, nel nostro organismo ci sono degli alimenti che servono a fare in modo che non succeda che si faccia la crepa. Cioè, non è che servono anche per riparare, ma servono soprattutto per prevenire, cioè per evitare che cominciamo a cadere a pezzi. Questi alimenti sono i più semplici che conosciamo, cioè la frutta e la verdura. Anche questi oggi tendono un po' a passare di moda, soprattutto la verdura, e è un errore grandissimo, perché purtroppo nella frutta e nella verdura c'è il concentrato di tutte le vitamine di qualsiasi gruppo, di tutti i sali minerali, cioè di tutti i fiammiferini che ci servono per accendere gli zuccheri, e di tutti i fiammiferini che servono per far funzionare gli alimenti riparatori. Quindi dobbiamo averli per forza, perché altrimenti non siamo in grado di prevenire il danno dei nostri tessuti. Allora, oltre a questo, voi avete sentito molto ultimamente, se ne parla parecchio, di quegli alimenti che si chiamano antiossidanti. Gli alimenti antiossidanti sono degli alimenti. Allora, prendiamo una sbarra di ferro, la mettiamo fuori su quel balcone lì. È bella, l'abbiamo fatta cucinare bene, tutta bella liscia, la portiamo di fuori. Torniamo fra una settimana a pomeriggio. Come ferro, ci ha fatto tornare. Allora, cosa è successo a quel ferro? Il ferro si è ossidato, cioè ha avuto una reazione con l'ossigeno che lo ha danneggiato, perché il ferro non è più bello liscio come quando lo avevamo messo, ma è diventato rugginoso. Questo processo si chiama ossidazione. Questo processo è quello che succede anche nel nostro organismo. Siccome per mangiare, per vivere, dobbiamo respirare. Con il respiro cosa introduciamo? L'ossigeno. L'ossigeno serve anche lui per mettere in funzione tutto l'organismo, ma nello stesso tempo dà delle scorie. Quindi dà un rifiuto che è l'ossidante. In quel caso, per evitare che questo procedimento succeda, noi abbiamo gli antiossidanti che sono la frutta e la verdura. Quindi è chiaro che se ne mangiamo abbastanza tanta saremo più riparati dai danni dell'ossidazione, quindi le nostre cellule vivranno un po' più a lungo,
staranno meglio, andranno meno facilmente incontro ai processi degenerativi. Perché attenzione, nella cellula, quando siccome per tutta la nostra vita la cambiamo, è un continuo ciclo di cambio, di inserisci la cellula nuova, va via quella vecchia, eccetera. Può anche succedere che queste cellule, se non si ricambiano in modo giusto, possano far cominciare qualcosa che non va bene, cioè possano cambiare aspetto, possano dare inizio a qualcosa che non è sempre una malattia tumorale, ma può essere una malattia di un altro organo. Ecco perché l'antiossidante è importante, perché aiuta la cellula a mantenersi in un corridoio giusto, cioè a svilupparsi secondo una sua procedura giusta. Allora, un'altra cosa che è importante della frutta e della verdura è il fatto che anche qui ci sono pochissime calorie e molte fibre. Quindi guadagniamo, possiamo mangiare un pochino di più, perché questo non ci dà tante calorie, come ci può dare il pane, come ci può dare il grasso, come ci può dare in una sua certa misura anche la carne, ma ci dà poche calorie e molte fibre che abbiamo visto che sono importanti per l'intestino, perché l'intestino è il nostro secondo cervello. Provate voi, porto un esempio sciocco, ma che è di tutti i giorni. Allora, oggi, va bene, non ci ho fatto caso, domani le dude che mi sono state dite, passa un altro giorno e mi capisco la pancia e mi sono mia scaricata, ecco, e mi sono sentita mia becca, ecco l'aria, e qui e là, e vai avanti in questo modo. Logicamente, quando tu cominci a sentire un problema sul tuo intestino, è chiaro che l'unica cosa a cui pensi è cercare di farlo funzionare, perché il tuo organismo ti dice guarda che non è che puoi continuamente mangiare senza far uscire, devi anche far uscire le scorie, quindi cerca di comportarti bene, mangia un po' più verdura, mangia un po' più frutta, temia so continuamente o il pulsemito per scaricarsi. Quindi anche questa teniamola presente in cosa. Allora, questo poi lo rivediamo nella piramide, così ci resta tutto molto bene. Questa qui è la base della nostra alimentazione. Quello che mangiamo è questo. Al di là di questo, esistono quelli che sono i cibi porcheria. I cibi che non si sa con cosa sono fatti, perché c'è scritto zuccheri 100%, boh, aromi, boh, cose artificiali, boh, e parliamo delle varie caramelle schifezzuole che girano, non delle caramelle alla vecchia maniera, cioè quelle che venivano fatte con lo zucchero, veniva cotto, veniva poi lavorato, si faceva la classica caramella dura, ma parliamo di quelle caramelle di importazione americana che uno le mangia e le mangerebbe a sacchi, che però quando ha finito non lo sa cosa ha mangiato, non sa neanche cosa gli hanno fatto e non sa cosa gli faranno. E quindi bisogna stare attenti, io non dico non mangiarne mai, però il cibo che non sappiamo bene che cos'è, è meglio nei limiti del possibile evitarlo. È meglio stare sempre sul cibo semplice o elaborato, perché abbiamo fatto la ricetta e quindi abbiamo fatto con quello che conosciamo delle cose buone, ma che conosciamo, no che non sappiamo cos'è, se è una caramella, se è cos'è, non lo sappiamo, una polverina magica che frizza in bocca sarà la cos'è, perché la laurele quando ti arriva giù nello stomaco cosa ti fa? Quindi cerchiamo di stare su delle impronte che ci hanno aiutato per anni a stare abbastanza bene, calcolando che oggi l'alimentazione è completa, perché una volta il cibo era veramente povero per certi elementi e quindi la gente non è che diventasse neanche tanto vecchia, non è vero che stavano meglio una volta.
perché poi si creavano delle problematiche alimentari e la gente pure moriva giovane. Oggi il cibo è buono, addirittura nei nostri paesi chi ha la fortuna che coltiva l'orto o che ha l'amica che lo coltiva o che somia maison della vita caso i piante del pompa ne conta seglie per il tema, interessa mia, però abbiamo la possibilità di vedere questo cibo che è qui, che è il nostro, somia America Banda che ve. L'ho coltivato nel mio orto, ma oggi diciamo che anche quelli che vendono i fruttivendoli sono abbastanza controllati proprio da quello che è l'autorità governativa. Quindi cerchiamo nei limiti del possibile di mangiare il cibo che conosciamo, perché è quello che sicuramente ci fa meno male, perché sappiamo quello che abbiamo mangiato. Un'ultima cosa che devo dire, e che poi domani, quando, dopodomani, quando parleremo di quanti di questi cibi, la quantità che dobbiamo mangiare, è sapere che la prima colazione del mattino è un pasto che non va mai saltato, perché è un pasto importantissimo, vi spiegherò poi perché. Un'altra cosa importante, secondo voi è una cosa giusta variare spesso i cibi? Visto quello che abbiamo sentito qui, o è meglio che mangiamo sempre le stesse pappardelle, solo quello che ci piace? È meglio variare, perché se variamo mettiamo dentro un po' di tutto e stiamo sicuramente meglio. Allora, questo perché non voglio tenerla lunga, perché mi piace che anche chi viene ascolta un po', dopo va a fare il suo giro. Allora io adesso passo e vi faccio vedere questa cosa che comprende quello che vi ho cercato di spiegarvi. Allora, noi immaginiamo che i nostri alimenti siano contenuti in questa piramide. Allora, in questa piramide la base, cioè quelli più importanti, eccoli qui, sono gli amidi, cioè gli zuccheri doppi, gli zuccheri che ci impiegano tanto a dare l'energia. Poi abbiamo un altro pezzo di piramide che è diviso però in due e che ci dice, e viene subito da dopo quello importante, come quantità, perché è logico che la piramide si stringe, quindi più si va su e più devono diminuire le quantità. La verdura verde, rossa e gialla e la frutta gialla e rossa. Un pezzetto più su e si stringe ancora la quantità, perché la piramide si stringe. Da una parte abbiamo il nostro latte e derivati, dall'altra parte abbiamo il nostro pesce, carne e uova, cioè gli alimenti plastici. Dove sono finiti i dolci e i grassi? Ma io lo farò qui, ma invece andrebbe addirittura qui. Quindi lo zucchero e il grasso proprio. Faccio il giro così faccio vedere. Allora, vedete, è stata costruita la parte più larga della nostra piramide, che è occupata, l'abbiamo occupata tutta la piramide, gli zuccheri lenti, cioè la pasta, il riso, il patate, i roi, la parte sopra che si stringe un po', perché la piramide si stringe, ma l'abbiamo divisa in due questa parte, da una parte c'è la verdura rossa gialla, dall'altra parte c'è la frutta rossa e gialla, che comprende tutto la gialla, la rossa gialla, la ragione, al color crema, eccetera, eccetera, no, c'è una lana, bianco, poi ce n'è un altro pezzo di piramide che si stringe a mole, cioè sembra sempre uguale ma si stringe, dopo fai parlare di questo, da una parte abbiamo il latte e i formaggi, dall'altra abbiamo il pesce e la carne. I nostri dolci e gli zuccheri sono finiti qua in cima e sono la parte più piccola in assoluto di quello che dobbiamo sviluppare, cioè non sono la parte, sono proprio la cima e meno buona la cima.
capire, bisogna capire questo per poter capire dopo. Guarda, lui si può fare un po' di gente, ma non è un problema, non è un problema. Grazie.
dovrebbero avere questo problema, perché la donna è quella che cucina. Esatto. E di conseguenza è da quella che cucina che esce il cibo. Certo. Non è dal mio marito che mi ha detto me ne mangiare gli sgrafutti del porcello. Ah sì? O mi è troaccio? E mia, allora, una volta ogni tanto, certo che non puoi mangiare un zarpino di maiale con salame, cioè, o il botechino, ma non deve essere che da novembre a marzo mangiamo cotechino, pancetta, salami, che uccidete. No. Quindi sono le donne che devono trovare tutti. Non mi ha mangiato il lauché, poi non mi ha trovato, soldaggio non mi ha trovato, non mandate il percorso del percorso. Cioè è vero, dopo certo, io non dico che bisogna mangiare, perché una cosa che ho dimenticato di dirvi e che è importante è che il cibo per noi umani, al contrario di quanto è per gli animali, ha anche una funzione di farci sentire meglio, che non è solo perché ci ha dato la nutrizione, ma perché anche il nostro gusto, cioè il nostro modo di gustare, è chiaro che ricava una soddisfazione, perché se tu fai una bella cosa e quando la guardi che l'hai fatta tu dici guarda che bella, è soddisfacente. Lo stesso è il cibo, cioè oggi ho fatto, polenta e picasso, come dice, no, oggi ho fatto un bel un bel arrostino con le spinace, con le patate, con quello che ho voluto, e l'ha proprio mangiato intera, era proprio buono la carne. E questa è una soddisfazione, perché il gusto, cioè quello che è il sapore che si sente, dà soddisfazione. E insieme a quella, se noi mangiamo con qualcuno, è un modo per stare insieme, perché a tavola si sta normalmente abbastanza sereni, cioè mentre si mangia si cerca di parlare, magari un disegno la rupere senza salda salsa, no, tanto mia per la giusto, oppure magari il figlio dice mamma il toro rosa mi fonna la mia buona le fale, così, e ci si scambiano delle un modo come un altro per stare insieme. Quindi anche il cibo, se uno ti invita a dire hai voglia di venire a mangiare una grigliata, perché no? Perché è uno stare in compagnia anche quello. Venite a mangiare da noi, non facciamoci le paranoie del farci chissà qual è la urla. Facciamo una cosa semplice, che mangiamo tutti volentieri, però stiamo insieme, ci facciamo quattro risate e ridere allunga la vita, perché anche questa è una... Ecco, spero di non avervi annoiato, cercherò di farvi la piramide. E dopo, la volta prossima, scopriamo quanto di questo cibo possiamo mangiare ogni giorno, cambiando ogni giorno, quando, cosa, se per caso c'è un alimento che proprio non ci piace, normalmente non è un dramma, perché vista la quantità di alimenti che ci sono, c'è sempre qualcosa che riesco a mangiare perché mi piace, quello lì non mi piace, lo mangi via, mangio il mozzarella, che è equivalente, ecco. E pian pianino andiamo avanti in questo modo, cioè quello che vorrei farvi capire, io non voglio venire a fare delle lezioni, voglio venire a parlare, a vedere qual è la difficoltà che ci può essere nel capire cosa si mangia e come si mangia. Quindi anche voi la volta prossima, se a casa vi vengono dei dubbi, vi viene in mente la madichella o la mamè, somiglia se quando fu che la ho giusto, ho un dubbio, lo dite, così anch'io vi dico ma secondo me è così, se non sono sicura vado a vedere, la volta dopo vi do pure magari una risposta precisa. Quindi anche voi, se avete dei problemi in voi con quel che mangiate voi, quello che mangia, per dire, chi ha il bambino, chi ha il nipotino che va dalla nonna che lo ingurgita giù di detto che la galè per far capire che la galè, e poi invece il bambino lo capisce lo stesso, e insomma se avete dei dubbi fatemeli presenti, è così. Ci teniamo tanto così per ridere, per capirci qualcosa, insomma, ecco. E cercherò adesso di fare la piramide in maniera da poterla poi
riprodurre, potervela dare, gliela comprendiate, perché la mia struttura purtroppo. E quei cibi che vanno precotti, che sono di nuova, che ci aiutano nella vita adesso? Che... Allora, il cibo precotto non è cibo spazzatura, attenzione, no. Poi eventualmente lo chiariamo meglio la volta dopo, prossima. Il cibo precotto è un cibo che oggi viene confezionato, per esempio, dai negozianti o addirittura dalla grande industria. Perché? Perché effettivamente molte donne oggi hanno poco tempo per cucinare e finirebbero col fare sempre quelle cose, perché si fanno in poco tempo, quindi cosa facciamo? Mangia sempre bistecca, insalata, tucidee? No, allora per le donne che lavorano, soprattutto anche nel campo delle verdure, esistono già delle verdure che sono cotte, non dico condite, perché poi ognuno ci mette, le fa in padella oppure ci mette l'olio d'aceto, che però anche chi vive da solo e a volte dovrebbe stare lì a prendere una montagna di verdura, pulirla, ma me la mangio mia piuttosto. Ci sono queste porzioncine che sono una volta, che le apro, posso anche scaldarle se voglio, in padella oppure le scaldo. Sì, ma è più soddisfazione andare a comprarla che prendere il sacchettino. Sono d'accordo, però voglio dire, non sono dei cibi che vanno bene. Non sono cibi alterati. Sono cibi che contengono, sono cibi lavati, bolliti, a gusto di chi li farà. Se è la grande industria, oltretutto c'è sicuramente la garanzia, perché loro hanno delle procedure di sterilizzazione che devono garantire, e quindi direi che chi la mangia, cioè io non ho l'orto, porto a me, vuoi da mangiare i piselli? Sa fuori. Allora, prendi o la scatola in cui i piselli sono già stati cotti e che contiene anche del sale, vabbè, poi svuoti l'acqua, però, o prendi quelli surgelati dove non c'è niente, è come se tu li avessi presi tu dall'orto e li avessi cacciati nel freezer, e quindi li mangiamo aggiungendo noi quello che vogliamo, cioè poco o tanto sale, e anche facendoli cuocere come piace a noi, poco o tanto. Cioè il cibo surgelato rispetto a quello pronto nelle scatole ha questo vantaggio, che è più fresco, è meno lavorato, soprattutto non ci sono aggiunte di sale, e quindi ognuno di noi lo può poi elaborare come se fosse un prodotto del suo orto. Hai capito? Cioè come se fosse un prodotto fresco, calcolando che impiega un po' meno a cuocere perché ha subito il processo di congelatura. Però non fa danni, non c'è niente di strano lì dentro, non ci sono delle cose nascoste che non sappiamo che cos'è. Quindi possiamo, piuttosto che non mangiare la verdura perché non abbiamo l'orto, oppure siamo arrivati a un'età che non ce la sentiamo più di vagare, di stare al purigatrestre, a pappolerba e bagna, e che le dai tre le mani e zoetriche. E allora andiamo e compriamo la verdura. Se ci piace fresca la prendiamo dal fruttivendolo e ce la puliamo, e se no, guarda, i prodotti surgelati sono prodotti sicuri, dove non c'è aggiunta di niente. Parlo di prodotti integri, non parlo di piatti pronti, parlo di prodotti al naturale, quindi dallo spinaccio al pisello, a tutto quello che può essere congelato in maniera naturale, il fungo, che ne so io, i fagioli, per dire, tutto quello che invece è elaborato. Cioè se io compro le lasagne, è chiaro che dovrò andare a leggere su cosa ci hanno messo in quelle lasagne lì, perché lì non è che sono cresciute nell'orto così, lì hanno dovuto fare una procedura di cucina, quindi sono state cotte, sono state elaborate, sono state preparate, e anche qui dobbiamo valutare quello che c'è dentro. Cioè quando guardiamo una confezione di qualcosa, oggi oltretutto per legge è obbligatorio l'etichettatura che dica cosa contiene una scatola di piselli surgelati. Dietro guardo e dice che detto a te, piselli congelati, buoni. Invece la lasagna avrà dentro un
pasta all'uovo, la la la, succo di carne, bla bla, con carne di bla bla, no? Oggi sono tenuti a dirlo. E quindi, a convenienza, perché adesso con il discorso della Cina e Cina di strada, a convenienza. Allora, cerchiamo di capire quando acquistiamo, perché è vero che oggi si deve anche risparmiare, un obbligo delle persone oggi non buttare il cibo nelle mutande, perché chi ha le galline magari non dà le galline, ma chi non ha le galline non butta e diciamo che è un po' peccato. Però bisogna imparare a risparmiare anche sapendo di acquistare bene. Perché risparmiare per buttare i farmaci perché mi è venuta la diarrea non serve. Cioè, quindi noi guardiamo sulla scatola, c'è scritto Made in China, Made in Italy. Cioè, io personalmente se acquisto cerco di comprare prodotti italiani perché sostengo l'economia italiana dove tutti noi lavoriamo. Non saremo noi, saranno quelli più giù di noi, al sud, però siamo noi italiani. Perché la legge italiana ha messo delle barriere sui cibi molto importanti, cosa che invece altri paesi non hanno. E quindi se a volte ci costa magari anche un euro in più, vale la pena di valutare molto bene, perché qualche volta poi quello che si risparmia da una parte si rischia di spenderlo in salute, cioè in malessere. Io ho fatto l'esempio della diarrea perché può essere la prima cosa che salta fuori se uno mangia qualcosa che non è proprio, ma può essere qualsiasi altra cosa che può saltare fuori anche a distanza. Diciamo che il cibo bisogna cercare di utilizzarlo bene. Acquistando merce di qualità o comunque almeno fresca, cioè se tu vai dal fruttivendolo e hanno offerta perché hanno tirato su le verze in un posto dove se non le tiravano su andavano, gli serviva di arare il campo per mettere qualcos'altro, ma se anche in offerta certo che conviene, perché quella verza lì l'hanno raccolta stamattina o ieri e io me la pulisco, avrà le foglie brutte, avrà però dentro ho qualcosa che è di qualità. È inutile che vado a prendere, quando tu alzi una verza, e perché siamo tutte donne, penso che non racconto cose strane, e questa verza secondo me ha girato su tutti i tetti perché è talmente disidratata che non ha più peso, quella verza lì è da lasciare lì. Io tiro su la verza e la sento che pesa come se l'avessi presa nell'orto, che era ciapata, era bella umida di tutte, e dico questa qui è la meda del mio orto, è la tua tessera, perché anche lì si giudica il valore dell'alimento. È chiaro che se uno ha lì una verza che sei passata ieri aveva tre foglie, poi sei passata oggi ne aveva due, domani passi non ce n'è più neanche una, la tiro su in mano, peserà forse 30 grammi, no, è meglio lasciarla a tutti vendolo che la dia al porcello, non lo so. Lucia, chiedete una cosa, parlerai anche nei prossimi incontri delle intolleranze, allergie, nonché patologie tipo diabetica che allora, è molto diffusa e tra l'altro colpisce anche i soggetti giovani d'età. Dunque, il discorso che verrà fatto la volta prossima è proprio improntato sulle quantità che uno introduce dei diversi alimenti, perché sono queste. Non esiste l'alimento che fa male, esiste la quantità dell'alimento che fa male, e cercherò di far capire come l'eccesso di nutrizione porta alle malattie. Perché il diabete è una cosa che invece nei giovani sta saltando fuori in maniera spaventosa. È una malattia altamente invalidante che non guarisce per il momento, ancora non è stato trovato la possibilità di fare delle variazioni con le cellule staminali o a livello genico. È una malattia che ha delle complicanze gravissime lungo la vita, quindi la base sta tutta nell'alimentazione. Noi siamo passati da un'alimentazione che era eccessivamente povera, e parliamo della fine 800, primi 900, ma siamo arrivati a un'alimentazione che è eccessiva, è diventata una cosa che sembra che in testa abbiamo solo il cibo,
per scambiarci affetto dobbiamo per forza darci il dolce, la torta, la bambina, il farcito, quando invece il cibo è giusto mangiare, quello che serve. Poi vai a fare la festa degli alpini che sarà come al solito con gli strinotti, mangi lo strinotto, non ti succede niente, però non puoi tutta la vita, ogni giorno, mangiare più di quello che mangi, perché il segreto è questo, se tu non smaltisci tutto quello che sta lì accumulato produce tossine, produce danni perché non serve l'organismo. Sarebbe come il grasso quando tu lo lasci in un posto per tanto tempo, non quel tempo, il francese, cioè il ciapa che lo dura, e se poi può mangiarlo non si può più. E nel nostro organismo succede questa procedura, cioè se ci sono soprattutto degli alimenti che tendono a depositare e tendono, ecco gli antiossidanti a cosa servono, tendono a irrancidire, a fare danno, a depositarsi dove non dovrebbero, a innescare dei meccanismi strani, quali il diabete, che è una malattia prettamente su base alimentare. Cioè è vero che chi ha avuto la mamma diabetica, la zia diabetica, la nonna diabetica, più facilmente può ammalare di diabete, ma è vero che ultimamente si ammala di diabete anche chi non ha mai avuto casi in famiglia. E se una volta il diabete hanno cominciato a fare la diagnostica e si cominciava a vedere verso i 55-65, qualche volta anche di più, oggi arriviamo ai casi dove a 35 anni, anche a 30, cominciamo a vedere perlomeno la strada che va verso il diabete. Quindi giusto è imparare a mangiare una cosa basilare, perché non è che costa di più mangiare in maniera corretta, penso anzi che costa pure di meno, sì, perché, te perché sei... poi uno ha l'impressione ogni giorno del di ma avrei mangiato a sé, ma sempre tutti dicono per lavorare invece no, poi si può la sera invece tirarsi le somme e diresti forse no, domani deve mangiarne non la metà. E come mai? Sì. Da lì un attimo non è riuscito, ma queste intolleranze alimentari nascono da delle modificazioni genetiche che passano addirittura attraverso il latte materno, che passano addirittura attraverso la cellula primordiale, cioè quando avviene il concepimento, prima di nascere ancora, cominciano a sviluppare un'allergia ad alcune sostanze. Molte allergie si sviluppano perché queste sostanze oggi nel nostro organismo vengono usate poco e quindi l'organismo non le sa più riconoscere, le legge come se fossero dei nemici. Alcune invece si sviluppano perché da tanti anni ormai che mangiamo in un certo modo introduciamo nel nostro organismo delle sostanze chimiche di dubbia, come dicevo prima, il cibo spazzatura, di dubbia provenienza, di cui non sappiamo, non conosciamo il meccanismo, che a lungo andare possono produrre questi processi di mutazione della cellula, che come dicevo prima non è sempre che dà origine al tumore, ma può dare origine per esempio alle allergie alimentari che oggi sono importanti, diventano importanti, perché chi ha un bambino allergico, oltre ad avere un bambino che ha sempre problemi, perché chiaramente se non digerisce bene può avere problemi di digestione, problemi cutanei, problemi intestinali, ma ha anche un sacco di spesa, oltre ad avere, torno a dire, un bambino che ogni volta che lo guarda, ma non lo corri, guarda che mangia, che vieni fuori, o mamma mi fa male la pancia, oppure spesso e volentieri la diarrea, oppure spesso e volentieri il vomito. Quindi per una mamma non è una cosa che può succedere per un bambino che non sta bene, credo. Io non ho figli, ma insomma presumo che sia così. Però se si cerca di fare un'alimentazione che sia
corretta, cioè non quei paletti, non quell'alimentazione che dice questo non lo puoi mangiare, questo. No, quell'alimentazione che deve imparare a giostrarsi su tutto quello che si può mangiare. Non solo le torte, non solo la frutta, non solo la carne, non solo il pesce, non solo il formaggio, tutto nell'arco di un mese, se voglio abituarmi, faccio una tabella e dico, io questa è la prima settimana del mese, voglio fare così, così e così, la seconda voglio fare così, così e così, e la, quando tu l'hai fatto una volta la tabella, non ne hai più bisogno, perché tu ogni mese guardi le tue tabelle e dici, io il mese scorso per esempio non ho mai fatto il rodino con i piselli, ecco, allora farò. Il mese scorso mai fatto una volta le verza? No, bisogna fare, perché la verza è un antiossidante di quelli super. Perché tu, se non fai così, hai l'abitudine di mangiare sempre di tutto, ma non è vero. Quindi bisogna abituarsi facendolo una volta, perché secondo me per una donna in famiglia ti fai una tabella una volta di un mese, ti dici la prima settimana ancora non devo fare. Il mese dopo ti dico, ti sei, ma com'è la poche? Che questo non mai faccio, che la volle non mai faccio, che dite il peronismo mai faccio una volta i fagioli, che dite il peronismo da te che stupida mai faccio una volta la pasta col pomodoro, la minestra di orzo, e il mese dopo me ne filo dentro. Sì, perché siamo noi donne che costruiamo l'alimento, purtroppo non possiamo nasconderci, perché è la verità, e devo dire che è una verità di cui i nostri mariti dovrebbero riconoscerci come medaglia d'oro. Non posso scrivere sopra tutto gli uomini, perché se no l'avrei scritto, perché sono gli uomini quelli che mangiano peggio. Però quanti uomini vedete oggi? Io avrei scritto qua uomini anche per voi, però poi magari però perché loro, se tu glielo spieghi, non è che non capisce, è che gli fa comodo di fare quello che vuole. Però torno a ripetere, noi donne, me un cuore del codeghi, hai messo un laccio del pacosso e il codeghi era finito. Hanno rotto il tuo pollo, fare sa pollo e ruota, perché le carni bianche oltretutto sono carni molto facili da digerire e costano anche poco, che non è male neanche quello di questi tempi. E così bisogna un po' imparare a dribblare, cioè non sempre a dire se sente il farò. Non mi dispiace, guarda, ma guarda che io lo faccio, io lo faccio. Ma sì, ma siamo noi che dovremmo noi, ma senza dire no telfomia, bisogna imparare il trucco, non dire no telfomia perché ti fa male. Ota, guarda, mi dispiace che te chiedi un po' di mangiare che l'aule, ma che fa cosa adesso mia, mi cosa ne dà? Tu metti sempre di mezzo una cosa, tanto tuo marito non vanno a fare cosa, dica a te come mai che sei mia figlia, è una brutta domanda, perché non è partita il pacosto. Vabbè, ma tu fagli la lista, la faccio io la lista, ma allora, questo mese è dedicato all'alimentazione. Il mese prossimo è dedicato a una cosa che può sembrare stupida, ma che viene di conseguenza all'alimentazione, che è il movimento. Perfetto. Così almeno lo dico. Questa mattina mi sono messa in contatto con la responsabile dell'AS per il gruppo in cammino, è chiamata così. È un'attività
che l'ASL naturalmente, in vista l'importanza dell'alimentazione corretta ma anche del movimento, sta portando avanti in tutti i comuni della Val Camonica. E naturalmente, ecco, giovedì prossimo ci incontreremo, anzi ti chiedo se puoi essere presente, giovedì alle 10, ecco, perché ci spiega un po' quello che è questo progetto, questo programma. Ma alla fine della conclusione stretta per noi è quello di trovarsi insieme, naturalmente con una persona preparata, oppure una persona, non c'è bisogno che sia, non so, il maestro di chissà ginnastica, okay, però una persona che capisce un po' dell'importanza del cammino, sì, però non nemmeno fare camminate che poi la sera sei... ecco, ma camminate nel modo giusto, la respirazione ti rovine. Comunque lo faremo, ci metteremo insieme. Perché il movimento è quello che viene subito dopo l'alimentazione. Per poter far funzionare bene l'alimentazione bisogna far funzionare bene anche il movimento. Da queste due cose poi nasce una buona base di salute, una discreta base di salute su cui poi si può giocare. Allora, io sono partita da questo argomento perché secondo me bisogna sempre partire dalla base delle cose. È inutile che io vi vengo a parlare di malattie, perché io non faccio il medico, no, io non faccio il medico, faccio l'infermiera. Il mio compito è la tutela della salute dando delle indicazioni. Conosco benissimo le malattie, però il mio compito è dare delle informazioni su come cercare di evitarle. Poi, il giorno che il medico diagnostica la vostra malattia, sarà lui a decidere i percorsi che dovete fare per la vostra malattia. Io sono quella che cerca di dirvi: fai questo per evitare che ti possa succedere questa cosa, oppure potremmo parlare anche di diabete, perché no? Perché oggi i diabetici ce ne sono tanti, e anche qui io non sono qui a dirvi quanta insulina dovete fare o che tipo di pastiglia dovete prendere, perché quello è il compito del medico, però sono qui a dirvi attenzione a quel che mangiate. Anche se siete diabetici non è vero che non potete mangiare, bisogna adottare un sistema che è più favorevole, perché se uno ti dice tu questa cosa non la puoi mangiare, questa no, e tu vai a casa e dici no, e più ti viene voglia di mangiare questa cosa. Se invece sai di poter mangiare di tutto, solo essendo bravo a spostare, cioè oggi mi hanno invitato a un compleanno e so già che ci sarà la torta o i pasticcini, non voglio andare in casa degli altri, ma meno perché sono diabetica. Allora cosa faccio? A mezzogiorno avevo deciso di fare la pasta e di mangiare poi, non so, un panino con una bistecca, benissimo. Allora la pasta ne faccio la metà, il pane non lo mangio, vado al compleanno e mi mangio la mia bella fetta di torta che ho già sistemato tutto. Cioè il problema è solo questo, non esiste più che i diabetici non possano mangiare, i diabetici devono solo imparare a fare il conto di quello che mangiano, che tra l'altro è una cosa semplicissima, quando l'hai fatta due volte hai imparato, e allora non ti devi più sacrificare, non ti senti diminuito se ti capita di andare fuori a una cena, se un amico ti invita o si va a mangiare la pizza, porta a me, no, perché sono diabetico, come puoi. Invece, ok, stasera mi hanno invitato a mangiare la pizza, aspetta che inquadri la giornata e poi stasera mi mangio la mia bella pizza, senza rimorsi e senza aver paura che la mia glicemia vada su a 300. È tutto solo un sistema di riuscire a imparare a combinare, basta. E a combinare anche i quantitativi, perché la qualità fa la differenza, e la quantità anche. Il prossimo incontro è da brevissimo, è giovedì, poi ci metteremo una buona cosa, saremo un bel tempo.